Eccoci qui, ciao a tutti, siete pronte ragazze per una super challenge? Sì! Adesso vi spieghiamo subito di che cosa si tratta, ma prima, benvenuti o bentornati, vi salutiamo! Hola estrellitas! Io sono Sofia e lei è Mani. Insieme siamo Las Lunas! E insieme a noi oggi c'è Sonia, la nostra amica! Benissimo, allora adesso ragazze la challenge la farete voi due, sarà una challenge a tempo e vi spiego subito in che cosa consiste. Estrellitas, dovrete fare la challenge dei colori, guardate qui, adesso dovete chiudere gli occhi, pescare. Ma non potevi mettere un altro colore al piuttosto del marrone? E in base a quello dovete comprare, ragazze. Io tenele in mano. Tienile in mano, fai scegliere un colore a Sonia. Tu che colore vorresti? Sonia, girati perché non mi fido assolutamente. Io voglio l'osio. Girati, però dai le spalle a Sofì che non mi fido, vai. Come ha fatto a pescare il rosa lo sta solo lei. Non ho imparato, guarda, se te lo metti te cosa vai. Metti? Allora Sofì, tocca a allora, te. Io vorrei il rosso. Ecco, adesso pescherò il rosso, va bene. No, ora pescherò il marrone. Dai. Con gli occhiali. Dai. Pescare. Cane. Vediamo, pescare, pescare. Dai. Pescare. Vabbè. Delle e adesso chiudete gli occhi tutte e due. Okay. Vai, chiudete gli occhi tutte e due. Allora, pescate, dai! Quello che riuscite a prendere! Dove? Io non so più niente! Non cos'è? Vedo. Cos'è? Vieni, apri! Guarda, Sofì, che è molto bello invece il marrone! Io c'ho solo il rosso! Ragazze! Non ci avevo pensato, posso comprare la cioccolata! Ecco. Fagioli, fagioli! Sì, fagioli, così poi puoi fare tante belle puzzette! Va bene ragazze, quello lo farai tu. Dobbiamo andare ragazze, andiamo. Ricordatevi che questo è il primo negozio. Siamo in un supermercatino qui in Messico. Siamo in Messico e quindi sarà uno shopping messicano. Andiamo. Allora ragazze, vi spiego la sfida. Avete 150 pesos a testa. Con questi soldi dovete comprare degli oggetti del vostro colore, quindi Sonia rosa e verde e Sofì dovrei comprare invece marrone e rosso. Tutto nel tempo di questo video, se non spenderete tutti i soldi non potrete vincere, se non farete in tempo non potrete vincere e mi terrò tutto io! Ecco qui i soldi! No, non ti puoi tenere tutto te! Allora, non comprate tutto qui perché magari troveremo cose più belle. Questo okay. È un supermercato con le cose, i tovaglioli. Ma puoi comprare questi, rosa? No, grazie, preferisco allora, qualche andate, caramella. Ragazzi, è iniziato il countdown, è a tempo. Vediamo dove si dirigono. Niente, ovviamente nelle patatine. No. Queste che sono rosa. No, ma questi sembrano buonissimi. Beh, c'è il marrone lì. Però è rosa, il pacchetto rosa, il marshmallow è rosa. Estrellitas, la prima cosa che ho trovato del mio colore è stata questa. Che schifo. Marrone. L'unica cosa che per ora ho trovato è questa. Beh, per le tue gattine, mangiare la pappa delle gattine. Ah, dei questo, cani, questo. Ah, dei cani, scusate. È questo. È questo dei gatti, vabbè. Sì. Intanto Sonia sta comprando tutto, ma ti spendi tutti i soldi subito. Vado, ho trovato una candela verde. Una candela. Sapone per liquido verde. Ma no, ma che te ne fai il sapone? Poi questo che è un sapone famosissimo messicano, che è il jabón sote, e c'è bianco e rosa. Sono buoni. Controllate bene il resto. 5 pesos, il resto 45. Shopping fatto! Sonia, ancora un po' ti portavi via tutto il negozio e sta già mangiando. Sofì, anche lei vuole mangiare. Insomma, qualcosa ha comprato anche Sofì di rosso, che non ho capito cosa sono. Delle M&M's di Natale, che carine! Andiamo al prossimo negozio!
fare queste figure qui. Siamo sul Malecón, guardate, fammi inquadrare, siamo sul Malecón qui sul mare, vedete, di un piccolo villaggio qui in Messico di mare. Andiamo, cercate il prossimo posto, dai. Ho fame, voglio mangiare. Sì, mangiamo, però se nel frattempo trovi una cosa rosa magari ti può piacere. E anche tu soffri una cosa rossa, marrone, verde. Rosa verde. Andate, siamo in Messico, così vedete anche un pochino com'è qui. Ragazze, guardate quante bancarelle qua che abbiamo trovato. Sono bellissime le bancarelle. Vai, vai, vai. Vedete se c'è qualcosa che vi piace. Cosa avete trovato? Delle collanine. Este te gusta? Sì. Piedra Maya, non è caro. Piedra Maya. $100. Sicuro, buon prezzo? Buon prezzo. È un buon prezzo perché ci sta togliendo 100 pesos. Costa 200. Vediamo cosa hai preso. Colore? Rosa. Ah, perché guarda. Ed è la nostra challenge. Vediamo, vediamo. Mettitelo, mettitelo. Quindi quanti soldi ti rimangono? 45. 45, va bene. Guarda questo carino di rosso. Sofì, ti deve piacere. Ti deve piacere. Perché deve essere o rosso o marrone. O marrone. Guarda, marrone, facciamo una cosa. Marrone, perché so. Lei adesso lei lo deve tenere. Possiamo fare solo per questo momento. Che deve avere al minimo un pelino di rosso. Marrone brutto. Sì, questo si chiama la Venturina, mi sembra. Questa è Sventurina. Venturina perché? Sofì, guarda che brilla. Sofì, guarda, questo ci brilla. Guarda, questo brilla. C'è glitter. De protezione, buona vibra. Buona vibra, buona vibra. Energia. Buona energia. Però non devi comprarlo per forza, ci pensiamo, andiamo a mangiare. Bueno, adesso come li arregresamo, quello ya me llevo. Gracias. Gracias. Ragazzi, ci dobbiamo sbrigare che qui c'è il vento e sta piovigginando e io ho una fame da lupi. Anch'io. Avete fame? Sì. Io. Sì, ma non mangiamo cose rosa, cose verdi, no, mangiamo, no, mangiamo normale, normale, ragazzi. Pausa, facciamo time. Pausa. Sono una foca. Ci siamo fucillate, abbiamo mangiato. Sofì ha mangiato 5 kg di fajitas. Sofì ha preso la pasta, poi me la sono dovuta mangiare io perché non mi piaceva. Ho avuto il mio burrito. Possiamo continuare con questa challenge del tuo niente. Colore. Forza! Li ammazzate! Vediamo quest'altro negozietto, se sarà fortunato. Guardate, per Sonia può comprare questo che costa 50 pesos, però lei ce n'ha 45, quindi non può. Però è verde, c'è anche questo verde. Carini! Vediamo se Sonia li vuole spendere o aspettare per qualcos'altro. Ho trovato questo anellino rosa che è della sfida. Carino! Ti piace Sofì l'anellino di... Sì, ce l'hai i soldi, okay. Sonia? Sì. Quanto? 30 peso se me ne rimangono 6. Ti rimangono 6 peso. Allora, Sonia ha quasi speso tutti i soldi. Sofì, tu invece? Stai provando gli anellini anche tu? Sì. E tu sei ricca, devi comprare ancora tutto. Sonia, tu hai quasi finito la sfida, eh? Sì, però ho preso delle patatine, una bibita, un anellino e questo. Vediamo, un anellino rosso. Molto carino. Quindi 30, 30 pesos. Acquisto anche per Sofì. Bene, ci cade tutto per terra. Vai a pagare. Llevaste un desodorante? Sì. E un shampoo? Sì. Me diste 200 pesos. Entonces te debo cambio. 30 pesos, vai, paga.
Facciamo vedere come sono i soldi messicani. Ok, un anillo. 20 pesos e 10 pesos in moneta, vai. 5 pagare. Pesos. Muchas gracias. 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 Adios, gracias. Adios. Questi bye. Sono i 5 e 1 pesos. Gracias. De nada. Adios. Eccoci qua, allora il meritato riposo per Sonia che è quasi finita la challenge. E invece Sofì, quanti soldi ti rimangono? 109 pesos. Wow, ma ti devi dare una sbrigata perché questa per finire il video. E poi vi devo dire una cosa, ragazze. Allora, la sorpresa è questa, ragazze. Quale? A fine challenge dovrete farvi regalare da qualcuno, uno sconosciuto, qualcuno che conoscete, che trovate per strada, dei soldi, può essere anche solo un peso, per avere l'upgrade della challenge e vincere qualcosa in più. Non vi posso dire che cosa, se avrete il coraggio di andare in giro a chiedere. Quindi Sofì, devi finire la challenge, Sonia hai ancora 5 peso, se devi chiedere dei soldi a qualcuno. Avranno il coraggio di farlo? Allora, Estrellitas, secondo voi... Sembrare da Mimmo. Sembreremo delle da povere. Mimmo. Delle povere, sembreremo. Delle povere, però se lo farete, vincerete la vergogna, avrete diritto a qualcosa. Ok, andiamo da Mimmo. Upgrade, però aspetta, cosa vuol dire? Prima Sofì deve upgrade, concludere. Cosa vuol dire? Vuol dire vi alzate di livello. Okay. Suscriviti, suscrivetevi, attivate la campanellina e spolliciate. Iscrivetevi, cliccate la campanella dell'indlone e spolliciate. Allora andiamo. Allora, mentre Sonia, che ha finito la challenge, si rilassa al cellulare, Sofì, tu puoi continuare. Sì, allora siamo riandati indietro. Vediamo. Molto carina, cuoricino rosso. Chiedi quanto costa. Ah, guardate, c'è la luna, però non posso. La luna, non posso. Non puoi perché? Ecco, io non ho il colore giallo. Peccato. Ho il colore rosso e marrone. Pensa, con tutti i soldi che hai potresti comprare delle cose bellissime. Infatti, Sofì, ma non posso per i colori. 100 quanto pesos? Questo è? 100 pesos. Ok. Sofì, chiedi lo sconto. Ma che ok? Tu devi sempre chiedere lo sconto. Non hai capito come funziona qua in Messico. Allora chiedilo tu. No, sei tu chiedilo che compri, tu. Non ti vergognare, vai a chiedere lo sconto. No, vai. Chiedilo tu. Veloce, un pequeño descuento. Dile un pequeño descuentito, dai. Dai, veloce. Te lo do 50. Ti va bene? 50, sì. Ok. Scusate, ma da 80 a 50 mi sembra buono, guarda. Guarda che carino, guarda, muchas gracias. Soldi e soprattutto Sofì controlla il resto. Quanto è il resto? È 50 perché io gli ho dato 100, costava 50. Ah, allora. Molto bene, promossa nella matematica. Grazie. Ti faccio la foto con le vostre collane, vediamo le collanine. Foto, 1, 2, 3. Sofì, devi finire la challenge velocissimamente, ti sta rimanendo pochissimo tempo. Dovete chiedere anche soldi. Ecco. Andate, andiamo. Correte, dai, veloce. Chiedere lo sconto, ma non dovevi, perché così io ho più soldi e non so come spenderli. Dai, veloce, forza. Colpa tua. Cosa fai di nuovo in questa bancarella? Allora, mi prendo questa tartarugina. Perché non ne prendi bella, due? Bella rossa. Carina. Beh, se puoi fare anche un regalino alle tue amiche in Italia, magari. Fare lo sconto. Allora, abbiamo il problema che Sofì ha troppi soldi e non sa come spenderli. Qua ci abbiamo Miss Mani Bucate che li ha spesi in mezzo secondo. Però ha devi finito. Spendere ancora 6 pesos. Guarda, lì c'è un posticino mini supermercato dove posso prendere delle sticche. Sì. E lei non vuole prendermi le patatine piccanti rosse, non vuole prenderle. Vabbè, al massimo le prendo. Ci ho sono cambiato idea. Un sacco di cose che si anch'io possono le comprare. Anch'io le assaggerò quelle piccanti. E sbrighiamoci perché poi dobbiamo riportare anche Sonia a casa. Ennesimo supermercatino.
c'è una bibita rossa. Ah, sarà buona? Alla fragola. Quanto costa? 20 pesos. Potresti, ma se ti piace, non devi comprare per sì, comprare. Sì, intanto l'assaggio. Ma no, scusa, gli yogurt. Allora fammi vedere. Dai, sono più sani. Fammi vedere. 35. Quello buono per far allora colazione. Sì. Dai, prendila. Dai, che qualcosa siamo riusciti a portare a casa. Non c'è manco soldi. Mi sa che non ho 35 soldi. Come non hai? Hai speso tutti i soldi. Mi devi fare vedere. Ma li hai persi i soldi. Mi devi fare vedere. Mettili qua. Scusa Sofì, ma come hai fatto a comprare? Allora perché hai così finito la challenge? Sì. Non puoi, non teniamo di nero. Gracias. Adios. Grazie. Di modo, sin dinero non ti regala nada, eh? Aspetta. Allora, Sofì sta cercando di capire quanti soldi le sono rimasti. 19. Fammi quasi vedere 20. Che non ci credo. 19. 19? Se ce n'avevo uno in più di peso, li finivo subito. Guarda. Allora, adesso siamo arrivati al punto che devono spendere gli ultimi soldini. Eccole lì all'opera. Dopodiché restate con noi perché ci sarà la parte più divertente dove loro dovranno andare in giro a chiedere a qualche sconosciuto o se trovano un amico dei soldini per passare alla parte 2 del video. Quindi iscrivetevi, cliccate la campanella, lasciateci un commento se voi avreste il coraggio di andare in giro a chiedere soldi come così. Fate la carità. Sembreremo delle povere. Esatto. Allora, c'è qualcosa che vi interessa qui o no? Eh sì, ma non abbiamo soldi. Non avete più soldi? Non allora, forse l'unica cosa da fare è comprare delle caramelle. Sì. Scusa, ma con 19 peso, chiesi al signore se con 19 peso c'è qualcosa di bello. E eccoci qua a un'altra bancarella. Sofì e Sonia ci ritrovano. Vediamo se con 19 peso Sofì e 6 peso Sonia riusciranno a comprare qualcosa. Ce la faranno le nostre amiche? Proviamo. E poi dovrete chiedere in giro e fare la carità, ragazze. Mi scopri una pregunta. Hai algo che non sai cantare per la musica? No, non c'è niente di 19 pesos, signora. Grazie. Forse c'è qualcosa per 19 pesos in un'altra bancarella, sarà la quarta che cerchiamo. Sofì, hai algo che ti gusta? Pienso in una pulcerita. Qualcosa di rosso. Compro questa. Ma ti piace? Sì. Oh, 0 pesos! Ce l'hai fatta, Sofì, sei rimasta tu! Ce n'hai ancora 6! 6 pesos, Sonia! Devi sbrigarti perché dobbiamo passare alla fase 2 della challenge. Dai. Vai a spendere i soldi, vai. No. Cosa stai comprando? Ah, mi scopro un retto. Sonia, spiega qua che non capisco. E tu ti vende la per 6 pesos deve comprare qualcosa. Ci danno per 6 pesos le marmellatine. Benissimo. Grazie. Bene, ragazze! Avete vinto la challenge, che c'è? È rosso. Col latte diventa rosa. Cosa qua? Col latte diventa rosa. Fa vedere. Allora dite voi se è rosso. Col latte diventa rosa, quindi può andare bene. Ha barato. E io dico che ce la facciamo. Io ho fatto tanto. Adesso dovete chiedere. Le case rosse. Ragazze, il rosso è il mio colore. Il tuo colore, sì. Ragazze, dovete chiedere i soldi a qualcuno. Oddio. Qualsiasi cifra può essere. Può essere un peso. Da un peso in su, 5 pesos, 100 pesos, 100 milioni di miliardi di pesos, sì, va bene, ciao. È uguale. Beh, se ne chiedete così tanti, datemene un po'. E così si concluderà la challenge e succederà qualcosa. Sofì, tu ce la puoi fare, stanno arrivando dei ragazzi. No. Chiedigli un peso. No. Insieme a Sonia. No. Dai, Sofì, ce la fai. Un peso. Insieme a Sonia. Te li regalano un peso, non vale niente un peso, pochissimo, dai. Dai, ce la puoi fare. Vai, chiedi, vieni. Hola. Puedo al menos un peso es para un reto para ganar. Al menos un peso. Un challenge. Cosa? Un challenge. Si le pueden regalar un peso. Le voy a tapar la cara, Però. Entonces, si le regalan un peso,
va a ganar el challenge y si no, que la pierde. Vamos a ver qué contesta la gente. La señora está... Guardate che Sofia ti ha un peso. Non c'hai soldi. Però peso non credo. La signora tiene fuori soldi ma non ha peso. Cioè sono gli euro. L'euro non si vale. Per un peso. L'euro non si vale. Moneta nazionale. Per un peso. Sofia ganó il challenge. Grazie. Muchas gracias, señores y señoras. Gracias. E ahorita falta. Grazie! E ahorita le falta... Sofì, ce l'hai fatta! Grande! E allora cosa manca, Sonia? Ce la fai o abbandoni? Vergogna! Sonia, vai, io la vergogna! Ce la faccio! Ce la fai, vediamo! Vergogna, dai! Vediamo! Aspetta, devo trovare la persona giusta! Ma non sono quelle giuste, sono in grado! Dai, ti aiuta la Sofì, no. Dai! Lei la Sofì la ferma, no, e glielo chiedi! Dai, dai, veloce, veloce! Questi vanno bene, vai, vai! Disculpe! Dai! Hola! Hola! Una pregunta, es que estamos haciendo un reto y le tenemos que preguntar a la persona si nos puede dar un peso. Sí, para, para ganar el reto. ¡Qué vergüenza! Mira, yo lo sabía. Gracias. Oh, guarda, dovevi trovare, guarda, il problema è trovare la gente giusta. Allora, ragazzi, avete vinto, quindi vi meritate. Rock and roll. Vi meritate 50 pesos tu, 50 pesos anche per te. Avete questi soldi e ricominciate la challenge da capo! No, grazie! No, non è vero! Sono soldi regalati, ve li tenete per quando vorrete! Grazie! Mi è venuto un colpo, grazie! Ci abbiamo 151 pesos! E comunque siete state bravissime perché avete vinto la vergogna, che non lo volevano fare, ma alla fine ce l'hanno fatta e quindi possiamo fare i saluti. Vi salutiamo tutti, se volete vedere qualche altra challenge come questa, scrivetelo qui sotto e quindi vi mandiamo dal Messico, dal Caribe messicano, dalle tre italo-messicane tantissimi besitos! Ci vediamo al prossimo video, ciao!